Edizione 2019 della rassegna per bande musicali dedicata al maestro Antonio Di Iorio, una delle manifestazioni estive più importanti di Atessa, curata come sempre con il supporto dell'assessorato alla cultura nella persona di Giulia Orsini, presente alla serata d'esordio e lo sarà sicuramente anche per le altre serate. Una manifestazione per palati fini, possiamo dire. Beh, per intenditori sì, senz'altro, è una manifestazione che richiama ma non solo i nostri concittadini, ma tante persone dai comuni vicini e addirittura da Pescara, da Città Sant'Angelo, ci chiamano addirittura in comune per sapere quando ci sarà la rassegna bandistica e per poter venire qui a gustare dell'ottima musica. E quindi è una manifestazione non solo di alta cultura, ma che attrae da tante persone che arrivano anche da fuori. È una manifestazione a cui teniamo molto, anche perché dicevo prima, di alta cultura, ma è una delle migliori, diciamo, di questo genere in tutto il territorio e, senza peccare di superbia, in tutta la regione Abruzzo. Quindi ci teniamo e pensiamo di continuare a portarla avanti anche per i prossimi anni. Tra l'altro anche Atessa da diverso tempo ha una bella banda composta da tanti giovani. Sì, la banda Città di Atessa, diretta dal maestro Antonio Zizzi, che io ho ringraziato anche questa sera perché ci dà sempre il suo aiuto e il suo consiglio nella preparazione di queste serate e il suo consiglio tecnico. E quest'anno la banda Città di Atessa non è potuta essere nella rassegna, in quanto alcuni dei componenti erano impegnati in alcuni stage musicali e quindi non poteva essere al meglio della sua composizione, e quindi senz'altro nelle prossime edizioni la riavremo di nuovo con noi. Quindi ringrazio, approfitto anche per ringraziare anche qui il maestro Zizzi per tutta la collaborazione che anche quest'anno ci ha voluto dare. Subito dopo questa rassegna ci saranno anche altre di livello culturale molto alto? Beh, dopo la rassegna bandistica, che copre 3 giorni, quindi 18, 19 e 20 di luglio, già dal prossimo fine settimana, venerdì e sabato prossimo, ci sono le 2 serate dedicate anche lì a grande musica, al jazz, che ritorna a risplendere nella città di Atessa e quindi altra musica ancora, che poi ad agosto verrà seguita, insomma, da altri eventi, sia di associazioni, sia le serate delle feste patronali, le serate dedicate all'arte, alla cultura e alla natura, e a tante manifestazioni che vanno dalle officine culturali nel convento di San Pasquale alla presentazione di alcuni libri che ci saranno sia al museo che qui in Piazza Benedetti, una serata dedicata anche al folklore e alla tradizione, alcune sagre, la festa identitaria dello squacciafigare, ma prima ancora la festa dei sapori di pesca giù a Piazzano, e la festa del contadino, che è la sua, non so se 30 e qualcosa edizione, insomma, quindi torna anche quest'anno. Ci saranno anche lì una serata teatrale il 4 di agosto, offerta dall'amministrazione comunale, una serata per bambini offerta dall'assessorato alle politiche sociali, insomma tantissimi eventi che vogliono rendere Atessa attrattiva per i turisti e per gli abitanti dei comuni vicini, nonché un momento di festa e di spensieratezza per i nostri concittadini. Tra gli abitué di questa manifestazione il maestro Rocco Deletto del gruppo di Gioia del Colle, che ormai da diversi anni partecipa a questa manifestazione dedicata al maestro Antonio Di Iorio. Ormai la vediamo spesso e ogni anno ci propone delle belle novità. Sì, per me è un motivo di soddisfazione, di orgoglio e di tanta responsabilità ogni volta ritornare qui in questa splendida piazza, che ormai è una piazza di tradizione, è una piazza che ogni anno presenta sempre delle novità in questa
prima era concorso, adesso rassegna, e quindi è sempre comunque un ruolo di responsabilità da parte mia e dalla parte della mia formazione nel tornare qui e presentare ogni volta qualcosa di bello e di nuovo da far apprezzare al pubblico, un pubblico devo dire molto competente, molto attento, ormai abituato a queste serate strepitose, molto belle. Spero sempre di essere all'altezza della situazione e di portare sempre alto il nome nostro, ma soprattutto di questa piazza meravigliosa. Come mai la Puglia è da sempre una fucina di grandi orchestre? Beh, per tradizione ultrasecolare, ormai la tradizione della banda da giro nasce e si diffonde proprio dalla Puglia, quindi questa è ormai una tradizione consolidata e che porta sempre nelle piazze queste formazioni meravigliose, formazioni che fanno sacrifici immani nel pensare che ogni tournée estiva li vede impegnati almeno per un 100-120 giorni lavorativi e sempre in giro a portare questa tradizione bellissima, insomma, della musica sinfonica e della musica operistica, insomma, trascritta per questa formazione orchestrale. Anche se è una musica non proprio da giovani, però vediamo che anche i giovani si avvicinano a questa musica, lo vediamo anche nei componenti della sua banda, ma anche di altre bande. Sì, senz'altro, io penso che questo ruolo di diffusore culturale della banda penso che continua ad essere tale, anche se sono cambiati gli usi e costumi anche dell'utilizzo della musica. Naturalmente è chiaro che i giovani amano un genere di musica un po' più vicina ai loro tempi, però diciamo che la musica classica, la musica che noi proponiamo anche nei repertori l'abbiamo anche innovata, e quindi oltre che portare musica sinfonica, musica operistica, nella parte finale della serata abbiamo un occhio particolare anche per i giovani, per portare un po' delle trascrizioni di musica anche cosiddetta leggera, insomma, anche per avvicinare anche loro a queste formazioni. I matrimoni si sa si fanno in due, ma se la dovessero richiamare anche l'anno prossimo ci sarà? Ah, me lo auguro, ci spero, naturalmente questo dipenderà dall'assessore dell'amministrazione comunale di Atessa, che devo dire è sempre molto attento a questo tipo di manifestazioni. Il mio applauso va soprattutto a loro, perché organizzare una manifestazione del genere non è facile con i tempi che corrono, quindi è per loro uno sforzo immane, è veramente encomiabile il lavoro che fanno per la diffusione della cultura.